Buongiorno ragazzi, oggi faremo un video vlog. E tu che stai facendo? Faremo chi? Noi, noi due. Facciamo vedere un po' di cosette oggi perché è sabato e vorremmo fare la pizza. Comunque, con la ricetta sua. Volevo... ecco. Ah, ecco, questo l'ho trovato io però. Tutti si lamentano che non c'è il lievito di birra nei supermercati, il panetto da 500 grammi, scambio con BMW X6 o qualcosa di mio gradimento oppure a 100 euro al grammo. Non lo discludere, che ci serve per fare le pizzette, anzi quello congeliamo. Mi chiamano Papole Le Scopar del lievito di birra. Ok, questo l'ho trovato io. Sono andata ieri alla Sisa dove ovviamente ho pagato un sacco di soldi per fare la spesa perché sta cosa dei comuni che non si può uscire già ha rotto. E quindi ho trovato questo panetto nel banco frigo, no? Tipo banco salumeria, insomma. 2,50 euro, mezzo chilo di lievito di birra. Buono. Ma non lo dire quando l'abbiamo comprato, che io lo devo vendere al grammo. Ho detto qua che ci doveva venire a noto. Stai zitto, su internet lo vendiamo. Ora questo noi lo usiamo per fare la pizza invece. Quindi che ingredienti prendiamo? Stai prendendo tutte cose? La farina, il lievito, l'acqua, il sale. Vabbè, insomma, adesso prendiamo tutte cose e impastiamo le pizze perché devono lievitare un bel po'. Impastiamo, lei parla come i politici, capito? Noi facciamo, prendiamo, facciamo, sì, ma che io impasto, io metto a lievitare, capito? Non fare come i politici che parlano, facciamo e poi gli altri parlano. Andiamo a vedere come viene. Sì, sì. Che stai facendo? Sto preparando la mia postazione da impasto. Abbiamo trovato questa zucchierona. Che bagno devo fare d'estate? È lurida. Dobbiamo lavarla tipo con lo sgrassatore, tipo, non lo so, mamma mia. Allora, siamo pronti? Sì, inizio a pesare la farina. Io ne uso due tipi. Sì. Faccio 300 grammi di farina rimacinata di grano duro e 200 grammi di farina 00. Sì, ok, poi c'è il lievito per mezzo chilo di impasto, poi andiamo a pesare i 300 grammi. Questa è la sua ricetta, quindi sì. È una ricetta speciale, vero? Sì. Sì. Soprattutto perché non mi lavo le mani, quindi dà quell'aroma particolare all'impasto. Soprattutto perché prima mi sono massaggiato i piedi. Dai, smettila, che schifo! Ah, come che schifo? Ti schifi di me? Certo. No, non ti puoi schifare. Quanto ne stai mettendo? 300? In totale mezzo chilo di impasto, di farina, quindi sono 300 grammi di questa qua e 200 di questa qua 00. Ok. Aggiungiamo un po' di sale, io vado ad occhio, nella cucina vado ad occhio. Già l'aveva messo un po'. Ad occhio, sì. Ma ti sembra un po' pochissimo? Ah. No, lui fa tutto ad occhio, cioè non ha dosi. Infatti se avete visto quando ha fatto la torta di mele, cioè è una torta così. Però come è venuta? È venuta buonissima, anche la crostata, quella che ho mangiato stamattina. Però la ricotta, se non era per me che compravo la ricotta di pecora. Cioè, da notare, sembra tipo burro. Mai l'ho visto così grande. Qui c'è il lievito, diciamo un po' di zucchero per attivare la lievitazione. E poi c'è un ingrediente che lui ha messo segreto, ma non ve lo dico. No. Altrimenti il segreto dello chef, mica lo possiamo dire. Com'è l'impasto? Bellissimo. Qua verrà la pizza bella alta. Soffice. Più si lavora l'impasto e più buono sarà lì. Sì, vabbè, dobbiamo vedere. Andiamo a lavorare un po' l'impasto. Sì, bravo. Si va di polso. Eh già. Più si lavora l'impasto e più buona verrà la pizza. Va bene, certo, vedremo. Io sono molto scettica. Sì, ti ho mai deluso? No. Brava. Ecco. Questa sarà la prima volta. Va bene. I panetti sono pronti, ora li lasciamo lievitare, ma non si vede più niente, un 8 ore, boh, un bel po' comunque. E niente, poi vedremo il risultato. Allora, intanto devo preparare il ghiaccio, quindi sono tutta bagnata perché ho lavato i piatti. Uso questo per fare il ghiaccio, che può sempre servire, anche ci sono, vi faccio vedere un po' quello che c'è nella mia dispensa delle creme. Allora, questa qui... che è buonissima, queste ve le ho fatte vedere tutte su Instagram, poi c'è questa qui che non vi ho fatto vedere, però è molto buona, e poi niente, ho preso questo ieri, dov'è? Questo qua, che spero sia buono perché ogni volta non ho tisane, non ho niente qui, poi questa è quella con la frutta secca, quella alle fave di cacao, però sinceramente sembra cacao scaduto, non lo so, poi vabbè cacao, burro d'arachidi, la farina di cocco, qua ho i due burri della Daily Life, questo e questo, che però sono, cioè secondo me sono un pochino troppo dolci, sono buonissimi però io preferisco sempre questo di Prozis, e poi vabbè qua ci sono altre cose, questi sono buonissimi raga, troppo buoni. E poi vabbè i canestrelli, cos'era così? Questo è il reparto un po' misto, diciamo. Allora, adesso ci prepariamo a girare un altro video nel video, quindi vedi quante cose. Intanto però vi faccio vedere adesso un po' la mia dispensa, quello che ho comprato ieri ad esempio, quello che ho potuto comprare, anche se non sono le mie cose preferite ovviamente. Vi faccio vedere un po' come ho sistemato la dispensa, che non c'è in realtà, quindi ho inventato i posti dove mettere le cose. Adesso vi faccio vedere un po' di cose, adesso tra un po' ci penso. Allora, cerco di posizionare questo ghiaccio nel freezer, ma sarà un'impresa. Allora, ghiacci posizionati, così per stasera siamo a posto. Ho preso un po' di verdure ieri, cose surgelate. Poi ho preso queste qui. Questi sono 8 tortini di broccoli e carote, che non ho provato, quindi vediamo. E poi ho preso quelli agli spinaci, credo, questi qui, che sono ottimi. Allora, ieri ho preso queste qua, perché per me non è Pasqua se non compro l'uovo Kinder. Ho preso questo con i peluche, perché è più carino, almeno mi rimane il peluche, perché poi le altre sono tutte cretinate. Ma in realtà io lo prendo solo per il cioccolato. E poi ho preso anche qui, vabbè, ciao, ma questo qui. Questo è della Pernigotti, al pistacchio, quindi mi ha ispirato molto il pistacchio. E dentro abbiamo 2 biglietti per il cinema, sicuramente adesso potremo andare al cinema. Comunque, almeno per Pasqua abbiamo le uova di Pasqua. Adesso vi faccio vedere un po' come ho sistemato la dispensa, anche se non si vedrà granché. Qui sotto c'è un po' un casino, perché ancora devo capire dove mettere le cose. Quindi ho preso latte, cose un po' messe a cavolo. Qua ho tutte le scatolette, piselli, ceci, eccetera. Là sotto c'è la pasta, quella integrale. Poi ieri ho trovato questo paccone di pasta enorme. Poi vabbè, panna, besciamella, queste cose un po' così le ho messe qui. Però ancora devo capire bene come sistemare il tutto. Di qua invece, a parte sempre pasta, questi cereali sono buonissimi, torte al limone. Poi ho preso questi qui. Questi sono cornetti integrali della Mulino Bianco e sono buonissimi, perché poi li farcisco io ovviamente. Poi se li mettete un po' nel microonde sono stupendi. Questi li ho presi l'altra volta all'Eurospin, sono le tortine al farro, che mi piacciono tantissimo e sono molto buone, quindi le prendo sempre. Cioè, le prendevo, perché adesso chissà quando potrò tornare all'Eurospin. Poi qua ho le cialde del caffè, il mio amatissimo caffè, perché io senza queste cialde non posso stare. Appena finiranno, sono queste qui. Non so come fare, sinceramente. Penso che le farò arrivare da Palermo. Poi di qua ho messo un po' di cose che prima erano sistemate. Ieri le ho buttate così. Taralli, cioccolato, gallette. Questi qui, questi sono buonissimi. Alla curcuma. E l'altro come? Alla curcuma? No, mais e riso. Buonissimi, della Scotti. Poi frollini, biscotti, galletta, farina d'avena, qui sotto ce n'è altra. Poi plum cake, credo questi siano integrali sempre, buonissimi plum cake, li adoro. Biscotti che devo buttare in realtà, però penso di fare tipo un dolce, quindi li ho conservati per questo. Poi queste qui, queste sono, allora questa l'ho presa alla Lidl ed è fantastica, è buonissima. Diciamo che fragola non è il gusto che preferisco, però c'era solo fragola, quindi ho preso fragola ed è buonissima. Se vi capita alla Lidl prendetela. Questa è la Full Fill che trovate sul Supplement, sono fantastiche queste barrette, ve le faccio vedere sempre su Instagram, e questa è l'unica che ancora non ho provato. 20 grammi di proteine, sono veramente buone e ve le consiglio, quindi se fate un ordine sul Supplement prendete tutte, tutti i gusti. Poi qua sotto invece c'è un manicomio, non si vede tanto bene. Ho preso un po' di snack, perché io di solito prendo quelli della Lidl, tutti quegli snack particolari, noci eccetera, ma ovviamente mi sono adeguata. Questi qui, gallette, cioccolato, Ritta Sport gianduia. Poi questo, allora questo qui, quanto è buono il cioccolato Milka, buonissimo. Questi che sono l'imitazione dei grisby si dice, sì. Patatine, tortillas, patatine e questi qua per la colazione. Insomma qua è tipo il reparto, ah questi vi devo far vedere. Ho preso questi qui della Galbusera con farina di tipo 2, poco raffinata, senza zuccheri aggiunti. Io li prendo perché ogni tanto tipo, cioè così mi va un po' di biscotti, li mangio sempre con il latte oppure col tè, caffè, eccetera. Insomma, questi qui, che non so come siano, però spero siano buoni. E niente, questo è un po' il casino della mia dispensa per adesso. Devo capire un po' dove mettere queste cose, perché non ho spazi qui per posare le cose, quindi mi sto un po' arrangiando. Poi ovviamente cioè, quando mi scoccia prendo e butto tutte cose così, poi crollano tutte cose, vabbè al solito. Però cercherò di sistemarle adesso per esempio. E basta. Ora se spunta il sole usciamo un po' fuori pure. oggi c'è una giornata discreta. Ora vi faccio vedere un po' cosa stiamo creando dall'altro lato. Non fa freddo però. Qua ancora dobbiamo sistemare tutte cose. Ma che bello il sole. Allora, qui praticamente dovremmo creare tipo una sorta di posto tipo salottino estivo dove ci metteremo a fare gli aperitivi e tutte cose. Ancora, vabbè, queste cose andranno via. Qui dobbiamo creare tipo un tavolino, qualcosa, tutte le piantine, le cose, fare tipo zona bar, aperitivo, questo, diciamo così. E in realtà anche un angolo per fare i video, perché secondo me verrebbe carino, ovviamente con la luce, non con questa luce, poi mettendo le luci quelle esterne, eccetera. Secondo me si potrebbe fare. Questa andrà via perché è oscena, la cucina la spostiamo, cioè voglio fare un ambiente carino, proprio stile molto da giardino. Però vediamo un po' che cosa esce fuori. Per adesso non ci possiamo muovere, quindi non posso andare in giro a cercare cose carine per la casa, quindi niente. Poi tutte queste erbacce le dobbiamo togliere e qui c'è tipo il barbecue che useremo per fare le nostre arrostite, sicuramente anche a Pasquetta visto che siamo tutti chiusi. E poi niente, qui c'è un'altra stradina che porta là sotto, che è praticamente una strada chiusa, lì non ho capito bene. E poi qua c'è un macello. Da notare la desolazione, là sotto c'è l'autostrada. Cioè, non c'è nessuno, il silenzio più totale. Per pranzo preparo questo riso al curry che ho preso su Prozis, da Prozis tanto tempo fa in realtà, mi sono portata da casa, quindi ne approfitto e lo faccio prima che pescato, lo devo buttare. Non so neanche come si faccia, però vabbè, vediamo che esce fuori. Allora, all'interno è così. Adesso va sul fuoco nella padella e con un po' d'olio e poi 750 ml di acqua. Allora, ho sfumato con un po' di vino e adesso aggiungo l'acqua. Fa un odore incredibile. Allora, questo è il risultato finale, adesso lo assaggiamo. Lui ha messo un sacco di formaggio, ma mi sa che lo seguo anch'io. Allora, ho butto un po' di formaggio, così è più saporito. E assaggiamo questo coso, non so come mettermi per questo, l'ho messa così. Insomma, un risotto pronto. Poi ci sono sempre tipo queste cipolle, questi peperoni che rimangono sempre un po' duretti, però vabbè dai, non è male. Stai facendo il pre-workout, giusto? Yes. Prendiamo un po' di pre-workout per dare un po' di... Così fa un po' di allenamento. Focus. Io oggi non sto tanto bene, quindi non penso di fare allenamento. Dopo che ultimamente non mi sono allenato per niente. Sì, vediamo che riesci a fare. Di metterci un po' in carreggiata. Ora vi faccio vedere quella barretta che vi avevo fatto vedere prima, così l'assaggia lui. Sì. E si mette un po' di energia. Alleniamo un po' di dorso adesso. Sì. Un po' di esercizi fuori, all'aperto, approfittiamo di questa bella giornata. Sì, peccato che non mi posso allenare. Nemmeno io. Non è giusto. Io ho avuto un piccolo incidente di percorso con i peperoni del risotto. Cioè, tipo stavo morendo, adesso mi sto riprendendo, però, cioè, malissimo. Malissimo, quindi mai più queste cose comprate così confezionate, ma fatevelo da soli che fate prima. Che odore di fragola? La barretta è questa qui. Costano un cavolo da Lidl, quindi sono ottime. Posso mangiarla adesso? Mi sto venendo voglia pure a me di barretta. Guarda che c'è dietro di te, guarda. Ciao Roger! Vuoi far parte del nostro vlog? Non puoi entrare? Dopo aver montato alcuni video è arrivato il momento di andare a preparare le pizze perché io sto morendo di fame. Sì. Quindi andiamo a preparare tutti gli ingredienti. Yes. Ok, questa è una prima stesura. Sì. Ora la mettiamo nella teglia, la prepariamo direttamente lì. Sì. Allora, tutti gli ingredienti sono pronti e qua ci sono le pizze. Adesso le condiamo e poi le mettiamo nel forno ed io sto morendo di fame. Vediamo come vengono. Abbiamo deciso di farle col salamino, semplici diciamo, senza tonno, cipolla per questa volta. Eccole pronte, adesso vanno in forno per una decina di minuti, penso di sì. Che fame. Belle sono belle. Questa pure. Quella si è un po' frantumata per staccarla, però vabbè. Ora ce la provo assaggio. Allora, non so dove mettervi, quindi assaggio questa pizza. Diciamo che l'amore mio non è molto soddisfatto, dice no, che di solito viene più buona, quindi... C'è stato un problema, un disservizio nella lievitazione. Sì, però vabbè, l'importante è che sia buona. Per essere buona sembra buona. Guardate, sì. Bene, il giudizio? È buona comunque. Sì, non ha lievitato tanto. Quello che ho detto io, infatti, è stato un problema nel lievito. Quella è buona, poi io mangio tutte cose, quindi figuriamoci. Allora, io mi sento scoppiare perché ho mangiato un sacco di pizza. Siamo un po' bui. Sì, però tanto dobbiamo fare la chiusura perché basta, sono stanca oggi. Ho mangiato troppo, ora devo finire di montare un video e poi forse ci vediamo un film. Sì, Joker. Sì, lo noleggio su YouTube. Su YouTube? Yes. Sì. Sì. Su YouPorn? Non lo so. No, su YouTube. No, lo noleggiamo. Credo che non facciamo un pre-nanna, poi non lo so se tu mangerai qualche cosa, può essere, no? Vediamo, un po' di nachos. Oh, mamma mia, io potrei morire, guarda. Comunque ragazzi, se vi piacciono questi vlog ne facciamo altri, magari facciamo vedere qualche ricettina. La prossima volta la pizza la faccio io, così facciamo a turno. Fatecelo sapere. Fatecelo sapere, scrivetelo qui sotto, nei commenti. Lasciate sempre un like. Ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!